Allora, procediamo pure con l'appello. Benissimo, grazie, scusi. Maio Federico, Maiolatesi Edoardo, Milan Claudio, Mongilardi Franca, Neggia Corrado, Nervosa Roberto, Paraggio Amedeo, Pasqualini Alessio, Rizzo Paolo, Robazza Paolo, Varnero Valeria, Zani Luca e Zen Cristina. Ripeto perché non mi ha sentito, presenti Sindaco, Fogliobonda, Paraggio e Robazza. Grazie. Esatto, grazie. Allora, in attesa che arrivi l'assessore Zappalà, stava tornando da Torino, dovrebbe arrivare fra un quarto d'ora, andiamo avanti con le interrogazioni, per cui la prima utile da discutere è quella presentata dalle liste civiche, dal centro lista civica Bellese, le persone al centro, fondi Pingua, PNRR, Vercelli, presentate alla cittadinanza, a Biella quando, risponde l'assessore Moscarola. Presenta Robazza, il consigliere Robazza, prego. Faccio che farla io e del gruppo, va, visto che siamo... Solo una domanda tecnica, le interrogazioni, visto che devono andare un'ora, iniziano adesso e durano fino alle 15.55, giusto Presidente? Alle 16, sì. 16. No, chiedevo, poi anche per me anche di più, sì, visto che sono andare... qui da... Ma allora, questa interrogazione, poi se mi vuole rispondere il Sindaco, per carità, come vuole lui... in realtà è un'interrogazione che è sorta oramai qualche settimana fa, in realtà addirittura mese fa, perché oramai siamo un po' indietro con le risposte alle interrogazioni, perché è datata 19 giugno, per cui sono 6 mesi fa, non avrei neanche detto. E, c'è stato praticamente, se vi ricordate, ci sono stati anche qui a Biella, la Rai 3 Piemonte che ha fatto un servizio da ogni provincia in cui presentava, cioè c'era la diretta del TG regionale, dove ovviamente, da quello che si era ovviamente capito, il filo comune di tutte queste edizioni regionali del TG erano la presentazione con tanto di slide di ogni provincia del territorio piemontese su quello che ogni capoluogo avrebbe fatto, no? All'interno dei fondi, in particolare PNRR e in particolare fondi Pingua. Non so voi, io mi ero guardato tutti i TG regionali, in particolare quello di Vercelli, e la cosa che mi aveva colpito andando a cercare è che addirittura da parte del sito della città di Vercelli tutto il piano di interventi comporta investimenti per oltre 40 milioni di euro già coperti da finanziamenti, più altri 30 milioni in arrivo con procedure di appalto e in parte concluse, in cui si vedrà benissimo l'inizio dei lavori. I finanziamenti sono arrivati grazie alle scelte dell'amministrazione degli anni scorsi, si era certo di investire cospicue risorse in progetti per concorrere a linee di finanziamento di molto precedenti il PNRR come il programma nazionale della qualità dell'abitare Pingua, la mobilità sostenibile, il bando periferie. Ecco, nonostante le difficoltà, che se non sbaglio da questa amministrazione comunale sono state messe davanti, come per dire appunto che anche se la città di Biella si era persa al bando, tanto anche le altre città non sarebbero riuscite, in realtà devo dire, Vercelli evidentemente, nonostante le difficoltà e le tempistiche, la città si è riuscita a portare a termine la progettazione di una serie di opere che cambieranno effettivamente il volto della città, tant'è che nelle schede che hanno presentato il TG della RAI, cioè,
Poi io sto alle schede, ma ovviamente non oso pensare che l'amministrazione comunale di Vercelli e Contiballe, e lì si parla di una vera riqualificazione della città, in cui intere aree, intere quartieri, il centro storico, poi ci sono anche le scuole, anche, e sottolineo, ci sono anche le scuole a Vercelli, poi c'è tutto il resto della città però, d'altronde se sono arrivati più di 70 milioni, 80 milioni di euro, evidentemente hanno avuto un'idea progettuale, oltre a una capacità di riuscire a intercettare i fondi, nei quali nei prossimi anni Vercelli cambierà volto. La cosa più bella è che Vercelli addirittura ha preso il teatro civico, che non ha nulla da invidiare al nostro teatro sociale, ce l'abbiamo anche noi, per presentare in pompa magna i progetti. Bella cosa, cioè il sindaco di Vercelli, sindaco Corradino mi sta ascoltando, ecco, il sindaco di Vercelli ha preso il teatro civico di Vercelli e ha presentato in pompa magna tutti i fondi Pinqua con i quali rifarà tutta la città. E allora finisco, caro sindaco, e le chiedo se vuole rispondermi lei, se ha la volontà, le capacità e la conoscenza dei fatti. Poi se non è così risponderà qualcun altro. A quando, e risottolineo per la terza domanda, quando verranno presentati i progetti relativi ai fondi Pinqua che dovranno cambiare il volto della città di Biella? Ecco, ovviamente la domanda, lei guarda il cielo, io guardo il basso, sinceramente, perché effettivamente... E però bisogna ricordarlo ai cittadini, no? Su cosa è successo e non è successo, per cui chiedo a lei se vuole rispondere, perché la città di Vercelli ha presentato in pompa magna tutta la cittadinanza come rifarà e ha intenzione di rifare la città grazie a decine e decine di milioni di euro, in cui dentro ci sono anche le scuole. Biella per il momento mi sembra che, a parte qualche spottone, metteremo 10 milioni di euro nelle scuole, per il resto non lo so, ci dica lei. Allora, a quando? La domanda è molto semplice, sindaco, se vuole rispondere, ripeto. Quando verranno presentati i progetti relativi ai fondi Pinqua che dovranno cambiare il volto della città di Biella? Dove la farà questa presentazione? Concluda, sindaco? Consigliere Robazza. Al teatro sociale oppure magari in qualche circolo nascosto, non lo so, ci illustri e così noi sappiamo e verremo anche volentieri ad ascoltarlo. Grazie. 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 Risponde l'assessore Moscarola. Sì, buongiorno, grazie di questa interrogazione. Vede, consigliere Robazza, noi siamo una giunta matura, una giunta che non ha problemi a ammettere i propri errori. Quindi alla sua domanda, a Biella quando verranno presentati i progetti relativi al fondo Pinqua? Non verranno presentati. Lo sa lei, lo sa questa assise, lo sanno i cittadini a casa, perché nel 2021 questa giunta non ha partecipato ai fondi Pinqua. Ma non è il caso di fare tutta questa retorica, non è il caso di fare... Mi lasci parlare, per favore. Per cortesia. Non è il caso di fare questa retorica quando tutti sanno perfettamente, anche i lampioni di quest'aula sanno perfettamente, che lo dico chiaramente anche ai cittadini che ci stanno seguendo, la giunta comunale di Biella non ha partecipato ai fondi Pinqua. Non c'è da nasconderlo, è un dato di fatto, è un dato di fatto oggettivo. Nell'epoca della trasparenza non possiamo venire qua a raccontarcela se abbiamo partecipato, ma non abbiamo partecipato ai fondi Pinqua, quindi non ci sarà nessuna illustrazione dei fondi Pinqua. Questo per rispondere alla sua domanda. Però, cioè, sempre un però, abbiamo avuto fortuna, abbiamo avuto bravura, gli uffici ci hanno seguito, abbiamo avuto delle progettualità interessanti. Se lei prende il Sole 24 Ore di un paio di settimane fa, c'è, come sempre, la classifica della qualità della vita. Una classifica che non mi appassiona, normalmente. Tranne che, per un dato oggettivo, la città di Biella si è classificata quest'anno e l'anno scorso, perché i dati sono a cavallo tra uno e l'altro, 18ª in Italia per l'acquisizione dei fondi PNRR. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la città di Biella, a causa di un errore di questa giunta, non ha partecipato ai fondi Pinqua, per cui non ci sarà nessuna illustrazione, però è arrivata 18ª in Italia per acquisizione di fondi PNRR e di rigenerazione urbana. Questi fondi ammontano a circa 50 milioni di euro. Non verrà ridisegnato il volto di un quartiere, il volto della città,
come magari era previsto per i fondi del PISU, che i fondi del PISU erano specifici per prendere una zona e riqualificarla tramite strade, tramite palazzi, tramite... Noi abbiamo fatto un'altra scelta. Abbiamo fatto la scelta, prima di costruire qualcosa di nuovo, abbiamo fatto la scelta di sistemare quello che già avevamo. Perché noi abbiamo detto, quando in una famiglia c'è il lavandino che non funziona, quando c'è il letto rotto, cosa fa la famiglia? Va a comprarsi la Ferrari o sistema le cose che ha per poterci dormire tranquillamente e poter bere l'acqua del lavandino? Mi sembra che sia abbastanza facile da capire cosa poteva essere la nostra scelta. La nostra scelta è stata quella di sistemare quello che avevamo. È stato quello di mettere in sicurezza i bambini nelle nostre scuole, che evidentemente se abbiamo dovuto investire 20 milioni nelle scuole, qualche problema c'era. Abbiamo scelto di investire nei nostri impianti sportivi. Basti vedere la situazione in cui versavano i nostri impianti, dallo stadio al palazzetto, la piscina. Abbiamo dovuto investire 1 milione e più nella piscina perché aveva delle situazioni pregresse di migliaia e migliaia d'euro che venivano sperperati ogni giorno perché la vasca esterna perdeva. Abbiamo fatto la progettualità al rugby per permettere la creazione di una foresteria, per fare in modo che la società potesse ospitare anche dei ragazzi e non dover spendere dei soldi ulteriori in alberghi, eccetera. Abbiamo fatto delle progettualità che a nostro modo di vedere erano importanti per la città, ma non solo a nostro modo di vedere, anche evidentemente a modo di vedere di chi li ha valutati questi progetti, perché togliamo di mezzo la rigenerazione urbana che hanno finanziato tutti, inutile stare qua a dire che abbiamo fatto chissà cosa perché la rigenerazione urbana ha finanziato tutti. Ma le opere del PNRR, soprattutto per quanto riguarda le mense, le scuole, l'impiantistica sportiva, se voi andate a vedere la graduatoria, pochissimi sono stati finanziati. Se voi prendete la graduatoria della Regione Piemonte, Biella è nei primi 3 posti in tutte le progettualità che ha presentato. Quindi penso che abbiamo fatto un lavoro degno di nota. Ho solamente più 40 secondi per dire che non solo abbiamo partecipato a tutti i progetti PNRR che si sono presentati, non solo li abbiamo vinti, non solo abbiamo affidato i progetti, non solo li abbiamo cantierati, ma in alcuni casi li abbiamo già anche finiti, come per ad esempio la copertura del bocciodromo, un importante investimento di 300.000 euro, perché voi sapete quante sono le persone che anziane che frequentano quel luogo, quindi anche un luogo di aggregazione. Con tutti quei soldi abbiamo sistemato la copertura per fare in modo che non piovesse dentro. Una serie infinita di progetti che portano alla città di Biella una 50 milioni, che come detto non solo sulla carta ma nel più dei casi anche cantierati. Non posso fare l'elenco di Grazie. Tutti i progetti che abbiamo cantierati perché ormai ho finito il tempo. Grazie. Comunque spero di essere stato abbastanza esaustivo e chiudo. Grazie assessore. Consigliere Robazza per la replica. Sì, grazie assessore Moscarola. Era ovvio che l'interrogazione aveva un senso, come dire, la prima volta però, dopo 4 anni che si ammette l'errore fatto dalla giunta Corradino. La prima volta che, no, io non, giustamente l'ha ammesso il vice sindaco Moscarola, era a fianco a lei sindaco, forse visto che non ha voluto rispondere lei, ha risposto molto bene il suo vice sindaco, che per cui aveva tempo per rispondere prima se voleva sindaco, non ha voluto, per cui la ringrazio lo stesso. Finalmente il vice sindaco ha ammesso l'errore della giunta Corradino, che non ha partecipato ai fondi Pinqua e ha perso la possibilità di avere 40 milioni di euro. Finalmente, dopo 4 anni, arriva dalla voce di questa giunta la verità. Avete fatto un errore, vi siete dimenticati di partecipare. Finalmente, dopo 4 anni, arriva la verità. Ci voleva tanto ad ammettere che avete fatto un errore gigante, del quale addirittura l'assessore Zappalani è uscito, poi è rientrato. E poi, complimenti al vice sindaco Moscarola che da quando ha preso in mano le deleghe ha raccolto tutti i bandi possibili e immaginabili, no? Anche quelli dove forse magari ci avrebbe creato magari qualche problema a non partecipare, no? Perché nel momento in cui, quando assessore Moscarola ci dice siamo una famiglia a letto rotto, questo esempio forse poteva meglio non farlo, no? Perché il letto rosso equivale alla manutenzione ordinaria della città, che fa proprio un po' schifo, per cui magari era meglio non citarla, perché sulla manutenzione ordinaria della città proprio non ci siamo, ma questo è un altro capitolo. E soprattutto quando lei ci viene a dire meglio non costruire nulla di nuovo, forse si dimentica che in tutti questi fondi andate a buttare via 2.600.000 euro, quasi 2.800.000 al BIV di Vinamacchi, e addirittura siete stati così bravi a partecipare a un bando nel quale
avetevi intombando per buttare giù una scuola e costruirne una nuova, dove probabilmente forse non ce n'era bisogno. E non ce n'era bisogno, però siete riusciti, stati così bravi, a vincere un bando dove andate a radere la scuola del test, la radete al suolo, l'ha costruita in un'altra parte, così almeno fate vedere che, ecco, tutto questo per tamponare, ripeto, tutto questo per tamponare una situazione di imbarazzo che si è creata nell'estate del 2021. Ringrazio comunque per la franchezza e per la trasparenza, perché devo fare complimenti comunque all'assessore Moscarola, che si è preso il badò, visto che non ha avuto la responsabilità il sindaco di farlo, di ammettere l'errore della giunta Corradino di quello che è successo 4 anni fa e che vi portate dietro in questo bellissimo viaggio. Grazie per la risposta, assessore. Grazie consigliere Robazzi. Allora ritorniamo alla interrogazione numero 1 presentata dai gruppi Biella al Centro, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro, situazione ponte passeggiata dei preti ad Europa. Prego consigliere Robazzi. Sono Zappalà. Grazie. Di interrogazioni ne abbiamo fatte tante e su alcune purtroppo oramai da tempo le ripresentiamo paro paro, no? Perché non è cambiato nulla. E allora ricordo all'amministrazione comunale che nell'ottobre del 2020 è successa un'alluvione nel Biellese che ha portato una serie di danni, era il 2-3 ottobre del 2020, nel quale anche il ponte della passeggiata dei preti, sindaco forse non interessa, spiace, ma in realtà volevo proprio tirare in causa anche lui, e il ponte della passeggiata dei preti ha subito grossi danni, è così da 4 anni, una vergogna, ma non lo dico io, lo dicono le centinaia, decine di migliaia di turisti, di fedeli, di persone che amano la conca di Europa. E allora ecco, assessore Zappalà, levito già la prima risposta. Non accetto che mi venga a dire non è casa nostra. Mi spiace, ecco, per quello che volevo una risposta dal sindaco. Eviti di dirmelo. Per cui non è casa nostra, no. Perché se non sbaglio, nel Consiglio di Amministrazione di Europa c'è una persona che siede qui al centro, che è il sindaco di Biella, per cui che non mi si venga a dire che non c'entriamo nulla. Se non sbaglio, il sindaco di Biella nomina anche il presidente del Consiglio di Amministrazione Europa, per cui non mi si venga a dire che noi non c'entriamo nulla. Allora, la vera domanda è: che cosa è stato fatto fino ad oggi per ovviare alla chiusura del ponte? In realtà non è stato fatto assolutamente nulla, perché quando la delega non l'aveva lei, ce l'aveva l'assessore Greggio, mi ricordo che si era interessata, c'era una addirittura aveva speso parole nei confronti della Regione perché doveva arrivare un contributo della Regione Piemonte, perché qui in questi 4 anni di promesse dei contributi della Regione Piemonte a pioggia, no? Su tutto basta la telefonata a Cirio, arrivano contributi. In realtà poi questi contributi non si vedono mai, cioè sono sempre solo sulla carta, no? Salvo buon fine, questo bel termine che poi in realtà non si capisce mai se arrivano, come le funivie Europa, no? Sono 2 milioni sulla carta che in realtà noi non abbiamo ancora visto. Per cui su questo maledetto ponte, che grida vendetta, che cosa avete fatto? Cioè sono stati richiesti i fondi della Regione Piemonte, visto che era un danno alluvionale? No. Lì già l'assessore Zappalà, e qui invece lo sa bene, perché sul ponte del Favaro ha mandato a casa i tecnici della regione, perché noi non chiediamo fondi alluvionali, e il ponte, ripeto, lì da 4 anni, ma non è che in quel caso come il ponte del Favaro, dove grazie al comune di Pralungo rifaranno il ponte, ve lo ricordo, perché c'è qualche amministrazione comunale è riuscita a intercettarli i fondi alluvionali e a ricostruirli i ponti. Noi neanche un mini ponte a passaggio pedonale. Dopo 4 anni, cioè, sedersi intorno a un tavolo col Consiglio di Amministrazione di Europa, ma lo sistemiamo sto ponte, ma quanto ci vorrà? 30, 40, 50 mila euro per sistemarlo questo ponte? Ma possibile che in 4 anni di giunta non siete riusciti a trovare una soluzione? Cioè, è ovvio che poi la risposta in parte ce la diamo, perché se siete, giustamente non avete portato avanti di una virgola, anzi avete arenato totalmente il progetto delle funivie Europa, ci mancherebbe che riuscivate a risolvere il problema del ponte della passeggiata dei preti.
diteci qualcosa di nuovo eventualmente rispetto a quello che sappiamo già, cioè nulla è lo zero assoluto. Magari ci aspetteremo la risposta a Zappalà che ci dirà come per il bellissimo progetto dei giardini Zomaglini, tra 2 mesi parte il ponte, come ci aveva detto sulla funicolare, tra 1 mese riapre, poi in realtà è smentito in entrambi i fronti. Diteci se avete una data nella quale questo ponte, magari per l'estate prossima, qualcuno potrà utilizzarlo, oppure se c'è la nebbia totale in Valpadana. Grazie. Prego, Assessore Zappalà. Grazie Presidente, grazie all'interrogante che mi ha stupefatto veramente per il tono provocatorio con quale ha presentato la sua interrogazione, ma non supportato da una tale competenza che consente normalmente alle persone di essere provocatorie nel momento in cui parlano, perché io davvero avessi un'ignoranza amministrativa come quella che lei ha tuttora dopo circa 30 anni che fa il consigliere comunale semplice in questo comune, sarei stupefatto proprio l'ultima cosa che farei sarebbe di usare dei toni così baldanzosi, non avete fatto partire la funivia, non avete fatto partire la funicolare, non avete fatto partire i giardini Zomaglini. Guardi, le spiego una cosa, così ci può arrivare per deduzione, così la voglio far crescere in maniera che nei prossimi 5 anni, quando presenterà delle interrogazioni, possa essere meno. Secondo lei, se lei passando per Viale Maccallè vedesse un pullman dell'ATAP con la ruota sgonfia, lei farebbe un'interrogazione dicendo al Comune di Biella perché non ha sostituito quella ruota, nonostante il Comune di Biella nomini una persona all'interno di ATAP, non direttamente ma in quota parte. Quindi non è che perché noi nominiamo una persona dobbiamo considerare il santuario di Europa roba nostra, e ci mancherebbe altro, ma pensi se fosse così semplice il mondo, in certi enti dove ci sono magari 100 all'Anci, se all'Anci Italia non funzionasse il riscaldamento, quanti sarebbero i comuni in cui potrebbe esserci un'interrogazione con dei toni come i suoi? La lascio riflettere, poi nelle prossime ore sono sicuro che troverà una soluzione. Per quanto riguarda invece, visto che ci sono anche le telecamere, per quanto riguarda il problema, ovviamente siamo intervenuti, soprattutto anche grazie allo stimolo e all'attenzione del mio collega di giunta Barbara Greggio, che ha la delega alla montagna, con la quale abbiamo seguito in modo corale questa questione. Abbiamo ottenuto 180.000 euro. Perché li abbiamo ottenuti nonostante non sia casa nostra? Perché su delega della regione comunque gli enti locali possono avere la responsabilità sul corretto andamento dei fiumi e dei rii. E quindi noi queste risorse le utilizzeremo per mettere a posto l'ansa franata, le due sponde a destra e a sinistra del torrente d'Europa. Quando sarà messa a posto quello, la parte del Comune di Biella si concluderà, a meno che non si voglia fare una delega con il santuario in cui si dica che anche il ponte è nostro. Già ci siamo presi il santuario, ci siamo presi alcuni piloni delle funivie, se un domani dovremmo prenderci tutto il santuario di Europa, così lei potrà fare con altrettanta baldanzosità delle interrogazioni sulla mancanza dei cubetti mossi in riva, perché le nostre risorse sono destinate tutte su Europa, però io credo che ognuno debba fare, i Cesari facciano i Cesari, i Papi facciano i Papi, e l'amministrazione va avanti bene, come abbiamo dimostrato in questi ultimi anni. Grazie. Grazie Assessore. Prego, Consigliere Robazza. No, se posso, soltanto una data. Ok. Ringrazio l'assessore Zappalà che con altrettanta baldanza ci ha dato questa lezione magistralis sulla proprietà, che peraltro avevo già, no, non so perché, ma me l'aspettavo già questo tipo di risposta. No, comunque sono solo 15 anni di consiglio comunale, assessore Zappalà, però devo dire che nel mio mandato non mi porterò il bagaglio di aver perso circa 40 milioni di euro all'interno della mia delega che non ho avuto, per cui probabilmente ne vado un pochettino di meno responsabilità. Ecco, da questo punto di vista vorrei soltanto rispedirgli a mittente la mia esperienza o inesperienza, perché in quanto a sua esperienza in deleghe credo che sia l'ultimo assessore che possa andare a insegnare qualcosa a qualcuno. Per quanto riguarda invece il ponte, anche lì mi aspettavo evidentemente questo tipo di risposta. Sappiamo oggi che ci sono 140.000 euro che arriveranno dalla Regione Piemonte, non so perché, anche lui l'ennesimo finanziamento, speriamo che sia reale.
le sponde verranno riparate a breve, vedremo quando, del ponte per il momento non c'è traccia. Assessore Zappalà, sa che ci troviamo in questo palazzo che si chiama Palazzo Europa, vero? Ecco, dove qui una volta sedeva anche il Consiglio di Amministrazione d'Europa, un pochettino di decine di anni fa, visto che sono qui da un po' di anni, allora ecco, io lo ricordavo. Per cui io credo che come senso di responsabilità, Assessore, come senso di responsabilità e di orgoglio... Silenzio, per cortesia, Assessore. Come senso di responsabilità e di orgoglio da parte della giunta cittadina sedere a Palazzo Europa e lasciare 4 anni una vergogna tale al santuario, anche se voi la ritenete evidentemente non casa vostra da come l'ha detto, sinceramente è una missione un pochettino che comporta un minimo di imbarazzo da parte mia a sentire queste parole. Ecco, io fossi stato al vostro posto in questi 4 anni avrei dimostrato di avere delle capacità che voi evidentemente non avete avuto per risolvere un problema di un ponte e non lasciarlo lì 4 anni. Piedicavallo è stata ricostruita, Rosazza è stata ricostruita interamente. Voi non siete stati in grado di sistemare un ponte della passeggiata dei preti in 4 anni. Assolutamente vergognoso. Grazie. Grazie. Interrogazione numero 2, Biella al centro, lista civica biellese, le persone al centro, passerella di accesso area verde Antua, consigliere Robazza. Sì, però non vale, Presidente, cioè adesso o le alterniamo, perché adesso giustamente l'assessore Zappalà è carico o scarico. No, è l'ultimo, poi c'è la sfilza del PD, quindi si può riposare per qualche minuto. No, perché per ricaricarlo, no, perché giustamente gli ho scaricato le batterie, poi non... assessore Zappalà, vede, ho promosso questa interrogazione, in questo caso forse la prima, forse, ma perché... E qui subentra anche la sua vicina di scrivania, no? Nonché assessore Gigliola Topazzo. Sempre nell'ottobre del 2020 l'alluvione del torrente Europa si è portata via, oltre a un pezzo del ponte della strada Favaro di là, che conoscete bene, se vi ricordo che fortunatamente il comune di Pallungo ha intercettato ben 1.100.000 euro per rifarlo, e lo stesso comune di Pallungo vi ha ricordato e vi avrebbe chiesto, detto, ma caro sindaco Corradino, noi ti mettiamo a posto un ponte che unisce Biella con Pralungo e che serve molto di più ai cittadini della strada Favaro di là che non agli abitanti di Pralungo, perché da Pralungo difficilmente qualcuno sale su al Favaro di là e scende a Biella, no? Cioè, lo capiamo tutti. E ha detto, ti ho risolto la patata bollente e ti ho intercettato 1.100.000 euro. Visto che l'alluvione si è portata via la passerella dell'Antua, sapete dov'è la passerella dell'Antua? Se il signor Topazzo lo sa dov'è? Aveva presente dove si trovava, no? Ecco. No, glielo chiedo perché la volta scorsa non si ricordava molto le aree verdi. Lo sa dov'è, no? Dove si trova? Ok, no, glielo chiedo perché si aveva ripassato. La passerella dell'Antua è stata completamente portata via dall'alluvione 2020 e il sindaco del comune di Pallungo ha detto, caro sindaco Corradino, io ti permetto di non darmi neanche un euro sul ponte del Favaro di là, però per favore ti chiedo 40.000 euro, adesso non mi ricordo più esattamente la cifra, 54 forse, tra i 40 e i 50.000 euro di contributo per finire, perché il comune di Pallungo aveva già intercettato circa 50.000 euro per rifare la passerella. Questa passerella è una passerella che porta dal comune di Pralungo alla Parco Antua, che è del comune di Biella, il Parco dell'Antua, per cui porta un nostro parco verde e dice, io ho già intercettato 50.000 euro perché il comune di Pralungo, l'ufficio tecnico, sono così bravi, perché essendo quella passerella utilizzata dal bestiame per la transumanza, c'è un fondo apposta della regione Piemonte che è stato intercettato e hanno intercettato circa 50.000 euro, ma non bastano. E hanno detto, caro comune di Biella, mi dai la differenza che è di circa 40-45.000 euro? Gliel'ha scritto più di un anno fa e il sindaco Corradini ha detto, ma vediamo, nicchiato. Tra l'altro ha risparmiato un bel po' di soldi sul ponte del Favaro di là, no? Non dovendo mettere un euro. L'assessore Topazzo in questo consiglio comunale ha promesso che avrebbe dato i soldi, perché l'ha promesso, salvo poi essere stata totalmente bistrattata dal sindaco. E niente, allora noi siamo qui a chiedere a
la passerella della Nantua è ancora lì e interessa al comune di Biella farla, né più né meno come la passeggiata dei preti. In questo caso però è territorio comunale. E di conseguenza vorremmo sapere quando il sindaco e la sua giunta vorranno tener fede alla promessa che ha fatto l'assessore Topazzo in questo consiglio comunale di aiutare, di elargire il contributo economico necessario per ricostruire la passerella sul torrente Europa che porta all'area picnic soprannominata Antua, che è comune di Biella, caro sindaco, non è comune di Pralungo. Conferma che grazie al milione di euro ottenuto dal comune di Pralungo, il comune di Biella non avrà necessità di investire nulla sul ponte del Favaro. E visto che l'area Antua si trova nel territorio comunale, come mail di questi tre anni, il comune di Biella come mai non ha mai fatto nulla? Cioè, in questo caso si sveglia comunque il comune di Pralungo per intercettare 50.000 euro. E se non si fosse svegliato il comune di Pralungo a chiedere la differenza, voi non avreste fatto assolutamente nulla. Come mai? Cioè, il parco dell'Antua è sotto il comune di Biella. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Non so chi vorrà rispondere, visto che le deleghe ve le siete passate. Risponde l'assessore Zappalà. Nel periodo, ed è stato il sindaco ad aver la lettera era intestata al sindaco, e in quel periodo era il sindaco che aveva le deleghe, per cui se vorrà rispondere bene, se no risponde continua l'assessore a delegare Zappalà. E non risponde il sindaco. Risponde l'assessore, ci siamo abituati. Grazie, assessore. Prego, assessore Zappalà. Grazie Presidente, ringrazio anche l'interrogante per permettere. Allora, l'interrogante fa bene a ripresentare le interrogazioni, anche se questo denota secondo me una scarsità di entusiasmo e di fantasia nel modo con cui lui fa normalmente. Questa era la prima, del Pollantua, è la prima. Sindacato ispettivo che noi ci auguriamo possa essere ancora più intenso e ruvido nei mesi successivi, perché una buona amministrazione ha bisogno di una buona opposizione. Non vorrei che questa giunta si rilassasse sul fatto che siamo la 18esimo capoluogo in Italia per fondi gestiti al PNRR, e rilassandoci su questo potessimo non dare un buon servizio ai nostri concittadini. Quindi io mi raccomando, consigliere Robazza, continuiamo a fare delle interrogazioni, però stimoliamoci, non ripresentiamo solo quelle vecchie e quelle precedenti, perché altrimenti necessariamente gioco forza ci costringe a ridire le stesse identiche cose. Quando lei ha spiegato in modo assolutamente corretto che il comune di Pralungo ci ha chiesto un contributo di 54.000 euro, il sindaco di Biella ha scritto al comune di Pralungo: bene, vi daremo, non appena troveremo le risorse necessarie, 54.000 euro che voi ci richiedete. Detto questo, le priorità del comune di Biella non sono ancora rientrate nel collegamento pedonale tra Antua e Pralungo. Ricordo inoltre che perché ad esempio possa atterrare il fondo del PNRR su una scuola, ci sono anche tutta una serie di costi accessori. La nostra gentilissima assessore Bessone, gentilissima non per la delega, ma perché gentilissima per l'empatia con cui segue le mamme, i presidi e tutto, spesso ha dovuto mettere dei pulmini gratuiti. Ad esempio sono partiti dei meravigliosi lavori alla scuola De Amicis, e gli studenti non hanno neanche l'imbarazzo a recarsi alla palestra, perché l'assessore Bessone ha richiesto in giunta questi 54.000 euro. In un'opera di grandi trasformazioni come questa, quindi, è chiaro che le ristrettezze del bilancio fanno sì che debbano fronteggiare anche nuove esigenze, per cui rimane sempre inalterato il valore di quella lettera di Claudio Corradino. Non appena riterremo opportuno interverremo anche sull'Antua, come siamo intervenuti ovunque. Lei prima ha detto che non abbiamo messo neanche un euro per l'alluvione, ma lei non si ricorda il problema, ad esempio, della discarica di Via Candelo che stava per crollare, che stava per crollare sul torrente Cervo. Mentre aggiungevano i nostri uffici interrogazioni se eravamo capaci o non eravamo capaci, noi avevamo già mandato le ruspe in mezzo all'area, al fronte destro del torrente Cervo, proprio per evitare e scongiurare un disastro ambientale. Siamo intervenuti sull'altro lato poco prima del ponte di Via Cernaia per rimettere a posto la presa del Cordar e continuare a garantire acqua a tutti i nostri concittadini. Siamo intervenuti sul ponte della Maddalena,
insomma, i nostri, questo corso d'acqua è stato molto attenzionato con, grazie alle risorse che abbiamo saputo prendere dai fondi per le alluvioni. Come abbiamo fatto per tutto il resto, verrà anche il momento in cui il sindaco dirà, con la saggezza che fa sì che lui, che è la regia di tutte le branche del comune, dice sì, adesso ci sono i 54.000 euro, interveniamo anche nel ponte dell'Antua. Grazie. Grazie, assessore. Consigliere Robazzi. Sì, grazie Presidente. E che dire, rimango esterrefatto dalla capacità oratoria, perché giustamente dell'assessore Zappalà, del parlare di tutto e di più, tranne che dell'oggetto dell'interrogazione, perché mi ha citato le scuole, ha citato la delega alla gentilezza dell'assessore Bessone, ha citato i trasporti urbani, i fondi PNRR, scuola De Amicis, Cervo, ponte tangenziale. Assessore Zappalà, ma l'ha letta l'interrogazione o no? Perché nel momento in cui lei viene a parlarci di tutto e di più e dovrebbe in 5 minuti darmi risposta alla domanda, allora i casi sono due. Siccome ho stima di lei e di conseguenza non penso che lei non abbia capito l'interrogazione, allora la vera risposta è che non ha voluto rispondere all'interrogazione, perché la vera risposta è che o non ve ne frega nulla della passerella dell'Antua, o siccome certo in questi 4 anni siamo intervenuti dappertutto, dico, ma in realtà è già la seconda interrogazione che vi dimostra che in questi 4 anni non siete intervenuti da nessuna parte. Tant'è che i ponti, non parliamo poi del ponte della tangenziale, no? Nella quale indirettamente alla fin fine è venuta poi fuori una lettera che ha fatto il sindaco in 4 anni, e la base del ponte della tangenziale, assessore Zappalà, che era oggetto delle mie interrogazioni, è ancora da fare, eh? Io lo ricordo, perché non è... per cui, caro assessore Zappalà, la risposta, non sono assolutamente contento della sua risposta, il fatto è che probabilmente lei non sa e non conosce assolutamente il problema o non vuole conoscerlo. Mi fa piacere quando dice prima o poi rispetteremo, ecco, le ricordo che siete a 6 mesi dal mandato, il ponte è crollato 4 anni fa, per cui perlomeno non prende in giro né se stesso, né me, né i cittadini di Biella, né il comune di Pralungo, perché nel momento in cui in 4 anni non siete stati capaci a dare 40.000 euro per rifare la passerella dell'Antua, vuol dire a casa mia che non lo farete mai. Questa è la verità. Allora almeno abbia il coraggio di dirlo. Noi non abbiamo intenzione di dare nulla al comune di Pralungo, perché della passerella dell'Antua non ce ne frega nulla. Questa è la verità, assessore Zappalà. Ma lo dica, non si arrampichi sul vetro andando a citare tutti gli altri lavori fatti. Perché io l'ho chiesto della passerella dell'Antua, non le ho chiesto di altro. Le interrogazioni sono fatte al question time per rispondere all'oggetto, non andare a raccogliere farfalle in giro. Poi che lei sia capace a farlo è un altro conto. Però mi risponda nel merito. Nel merito oggi lei non ha risposto. La verità è che non ve ne frega assolutamente nulla. Grazie. Grazie, consigliere Robazza. Allora... c'è un'inversione nel numero delle interrogazioni. Al posto della 4 mi è stato chiesto di modificare, di spostare con la numero 7 il dormitorio di Biella, il Partito Democratico, giusto? E questa volete anticipare? Prego, consigliere Bruschi. Sì, assessore Scaramuzzi. Isabella. Facciamo la... Isabella, è un'interrogazione per... Prego. Allora, l'interrogazione è molto semplice, era stata l'abbiamo chiesto di anticiparla perché altrimenti poi andiamo, diciamo, fuori tempo massimo come senso della risposta, perché era stata inviata il 17 ottobre e l'oggetto dell'interrogazione è l'organizzazione del dormitorio, in particolare relativamente all'emergenza freddo. All'epoca eravamo a 2 settimane da inizio novembre, c'erano la prima avvisaglia di freddo, e la nostra preoccupazione era dovuta al fatto che non erano ancora state convocate riunioni o comunque avviata l'organizzazione per gestire appunto l'emergenza freddo per i senza fissa dimora, e tra l'altro avevamo evidenza di un aumento del numero di persone che richiedevano di sostare al dormitorio e di alcune persone che già dormivano per strada.
Inoltre, in quell'occasione abbiamo ricordato all'assessore che il bando per la gestione del dormitorio era in scadenza il 31 ottobre e che non era ancora stato pubblicato un nuovo bando, comunque non avevamo informazioni su come si sarebbe proceduto dopo la scadenza ed era già appunto metà ottobre. Quindi la nostra preoccupazione all'epoca era a che punto sono i preparativi per l'emergenza freddo e cosa accadrà a partire dal 1 novembre. Aggiorniamo la domanda, nel senso che ovviamente nel frattempo alcune cose sono accadute, quindi chiederemmo gentilmente all'assessore di capire come è stata poi organizzata l'emergenza freddo, se è partita, in che modalità, perché si è tardato però nel partire con l'organizzazione e anche relativamente al bando per la gestione del dormitorio, in quanto appunto a 2 settimane dalla scadenza ancora non era stato avviato alcuna attività. Grazie. Grazie, prego, assessore Scaramuzzi. Allora, vado per punti. Che a un mese prima della partenza dell'emergenza freddo non si fossero avviate riunioni eccetera, non so dove l'abbia sentito, perché è dall'inizio dell'anno che si sta lavorando sulla nuova progettualità che vede il comune di Biella dal 1 novembre di quest'anno come capofila rispetto a Iris di tutta l'accoglienza e l'emergenza. Quindi riunioni ci sono state da gennaio fino alla partenza dell'emergenza freddo. Emergenza freddo che è partita con un giorno di anticipo rispetto allo scorso anno, perché è partita il 20 di novembre rispetto al 21 novembre del 2022. Non solo, con 22 posti in più, perché sapevamo perfettamente che c'erano già persone che dormivano in strada ed erano circa una ventina. Quindi, oltre ai 20 posti del dormitorio, siamo partiti fin da subito con 22 posti in più, di cui 8 al seminario, 2 in un alloggio messo a disposizione da Maria Cecilia, più 2 camere messe a disposizione all'ostello per 6 posti l'una, gestite direttamente da Anteo. Quindi abbiamo raddoppiato i posti e siamo partiti un giorno prima. Ma questo non è partito il giorno prima. Come dico, c'è stata tutta una serie di incontri e di riunioni con gli altri enti, IRS, CISABO e noi, più tutti gli enti del terzo settore, associazioni eccetera, con le quali è stato fatto un lavoro di coprogrammazione che avrebbe dovuto portare al 30 di ottobre di quest'anno al capofilato completo al comune di Biella. Non abbiamo avuto il tempo, in realtà, vista la complessità della coprogettazione, di arrivare alle manifestazioni di interesse. Per cui, per poter garantire comunque la partenza dell'emergenza freddo, come dico, un giorno prima rispetto all'anno scorso, con 22 posti in più, abbiamo deciso di prorogare la scadenza per la coprogettazione al 30 di aprile. Volevamo farla al 30 di marzo, ma ci siamo resi conto che era il periodo di Pasqua, perché quella è la settimana di Pasqua, e normalmente piove, nevica, fa freddo, eccetera, per cui, pensando alla questione dormitorio, abbiamo preferito aggiungere un mese in più. In questi 4 mesi verrà fatta tutta la serie di manifestazioni di interesse, che saranno ben 4, che ci porteranno a coprogettare la nuova accoglienza plurale. Per il dormitorio comunque problemi non ce ne sono. Come ripeto, partito un giorno prima rispetto all'anno scorso con il raddoppio dei posti. Grazie, assessore Scaramuzzi. La replica, consigliere Bruschi. Sì, la ringrazio. Le nostre notizie derivano da volontari che lavorano nell'ambito, quindi magari non erano stati coinvolti nel percorso, non lo so. Comunque mi fa piacere che l'emergenza freddo sia stata gestita in modo, diciamo, opportuno, e evidentemente quindi anche questa nuova progettazione, che richiede tempi più lunghi, però mi auguro che poi produca una gestione effettivamente più efficace. Quindi la ringrazio per la risposta. Grazie. Interrogazione numero 5, Partito Democratico, bando Funivie Europa. È sempre lei, consigliere Bruschi, prego. Chiedo scusa in anticipo se mi ripeto, perché sarà, non so, la 10ª interrogazione sull'argomento e magari all'assessore Zappalà dà fastidio. Che torniamo sempre sui soliti argomenti. Secondo me, diciamo, è un esempio non tanto della nostra
mancanza di fantasia, ma quanto del fatto che la Giunta su alcuni temi che però noi riteniamo importanti per la città veramente non ci sente non agisce o agisce con immotivato ritardo. La Conca d'Europa, prima abbiamo parlato del ponte, io torno invece sull'argomento funivie. Oltre al funivie e il resto, diciamo, della Conca d'Europa, che verte veramente in un abbandono ormai da anni vergognoso. Oltre al ponte di cui parlava prima, il ponte della Passeggiata dei Preti di cui parlava prima il consigliere Robazza, cito anche il Rifugio Savoia, che ormai è chiuso dal 2020, privo di ogni tipo di manutenzione, se non fosse grazie all'azione di qualche volontario che è andato a ripulire dall'immondizia. Le funivie sono ferme ormai da 2 anni, perché era il dicembre 2021, sono esattamente 2 anni, quando c'era stato l'ultimo guasto e poi l'impianto è stato fermato e mai più, non si è più ovviamente ripreso in funzione, perché nel frattempo è scaduta il termine per fare la manutenzione straordinaria. Consigliere Ercoli, per cortesia. La cestovia di conseguenza si è fermata e da allora non ha avuto alcun tipo di revisione, manutenzione, quindi torno a dire che il rischio è che un impianto rinnovato pochi anni fa, nel 2018, grazie a un ingente contributo dei cittadini di Biella, quando e se la funivia tornerà in funzione, sarà di nuovo da riprendere in mano, quindi soldi dei cittadini buttati alle ortiche. La capanna arenata, dopo il fermo degli impianti, ha chiuso, e anche questo era l'estate 2021, creando ovviamente disagio a comunque i camminatori, gli escursionisti che fanno l'Alta Via del Biellese e non solo. Il bar delle funivie, sia nella stazione a monte che nella stazione a valle, è chiuso. Tutti i dipendenti della fondazione nel frattempo si sono licenziati, quindi ripeto, la Conca versa in un abbandono vergognoso. Faccio un ricapitolo brevemente la cronistoria specifica sull'impianto delle funivie dal dicembre 21 ad oggi. Quindi lasciando perdere i passi precedenti, cosa è successo? Uno, il Comune, per motivi ancora non chiari, ha deciso di prendere il progetto Coro, che era uno studio di fattibilità su tutta la Conca d'Europa elaborato dalla precedente giunta, e lasciarlo in un cassetto. Avrebbe potuto utilizzarlo per candidarlo a qualche bando dei fondi PNRR, per esempio il famoso PINQA di cui abbiamo discusso poco fa, ma si è deciso, di nuovo non sappiamo perché, di abbandonarlo a se stesso. Se non che poi a settembre 2022 si viene pubblicato un avviso pubblico per cercare operatori interessati a effettuare i lavori all'impianto e a riqualificare l'intera conca. Il progetto Coro che avevamo commissionato al Politecnico 3 anni prima. Questo bando va deserto, quindi non abbiamo nessun operatore che mostra il proprio interesse, non succede niente, la giunta rimane ferma per 6 mesi, fino al maggio 2023, quando di nuovo viene pubblicato un avviso pubblico, con la sola differenza che anziché chiedere che vengano presentate manifestazioni di interesse per occuparsi di tutta la conca, si chiede che vengano fatte manifestazioni di interesse per progettare solo il rifacimento, l'aggiornamento dell'impianto a fune, quindi di nuovo torniamo indietro. Infine, giugno 2023, il sindaco dichiara a mezzo stampa che finalmente alcuni operatori del settore hanno manifestato il loro interesse per la progettazione, non per effettuare i lavori, non può rivelare i nomi per motivi di privacy, ma che a breve sarebbe stato pubblicato il bando vero e proprio. Ultima notizia, che quando avevo scritto l'interrogazione ancora non era nota, era che a novembre 2023, poco tempo fa, è stata nominata una commissione dal Comune, che poi sono i tecnici del Comune che devono vagliare queste manifestazioni di interesse. Ora chiedo, a che punto siamo? Cioè, avete vagliato le manifestazioni di interesse? Quando sarà pubblicato il bando definitivo? Di nuovo, avete un cronoprogramma per intervenire sulle funivie? Perché veramente sono 2 anni che l'impianto è fermo, la conca è totalmente abbandonata e la situazione è dir poco tragica. Grazie. Grazie. Assessore Greggio. Grazie Presidente, buongiorno. Allora,
Partirei dal postulato che così non è che la conca è stata abbandonata, perché la conca è stata oggetto di interventi di ben 5 milioni con le funivie. Sull'impianto funiviario, e come appunto ha ricordato anche lei, è stata pubblicata quest'anno una manifestazione di interesse. Manifestazione di interesse che evidentemente andava a raccogliere quello che ovviamente non poteva avere il progetto Coro, che era la nuova normativa del codice degli appalti, la nuova normativa dei tariffari, e che ha visto protagonista la parte di progettazione esecutiva. Oggi questi si chiamano studi di fattibilità tecnico-economici. Quindi a questa manifestazione hanno risposto in tre società, tra l'altro tre società di altissimo profilo internazionale. E dopo questa risposta sono state prodotte le lettere di incarico. Le tre società di progettisti che hanno partecipato sono state appunto invitate a presentare una progettualità che poi ha visto protagonista una rete di imprese, di altissimo profilo, una rete di imprese che si chiama EX e che praticamente adesso da oggi avrà 90 giorni per produrre questo nuovo famoso studio tecnico di fattibilità economica. Tra l'altro è una società anche che risponde agli standard moderni, standard società che lavora con la ISO 9001, standard che lavorano con i metodi di BIN, standard che pongono questi progettisti in un'area internazionale, perché l'esperienza che loro hanno maturato è stata per esempio a Cortina, è stata sul Gran Sasso, è stata sulle funivie di Pila e su quelle di Belluno e molte altre, anche in Austria e anche all'estero. Quindi la società che ha risposto è decisamente di alto profilo. Per cui questo conferma prima di tutto che non è stata assolutamente abbandonata la conca. Poi, come già ha citato prima anche il collega Zappalà, quest'anno sui fondi alluvionali abbiamo anche posto la regimazione del torrente Europa. Non sarà mediaticamente clamorosa, però sicuramente pone un corretto assetto all'ambiente, soprattutto Europa, che ha rischio idrogeologico ed è decisamente importante. E poi tutti i fondi che abbiamo, 800.000 euro in ballo con la CIPE. Quindi sicuramente la conca, tutto si può dire, ma non che sia stata abbandonata. Lo conferma inoltre anche il lavoro che abbiamo fatto, importante, sulla parte turistica. Lo conferma il più 19% che ha avuto anche il pernottamento nella conca d'Europa, e quest'anno è stato un risultato straordinario paragonato agli anni del 2019 pre-Covid. Quindi se ci sono stati dei tempi lunghi è perché purtroppo il progetto Coro era obsoleto quando noi siamo arrivati, non aveva assolutamente requisiti per essere presentato sul PINQA, e questo non lo dice la nostra giunta ma lo dicono i tecnici e lo dicono le norme, e oltretutto abbiamo dovuto purtroppo anche porre rimedio a tanti adempimenti che non erano assolutamente stati assolti. Quindi questa è la motivazione dei due anni, perché dover ripartire dall'ABC non è certo stato una cosa celere e veloce. Quindi ritornando all'impianto funiviario, adesso da oggi hanno 90 giorni i progettisti per presentare uno studio di fattibilità tecnico-economica, all'interno della quale si prevede anche la possibilità di dare loro l'incarico di direzione lavori, questo proprio per economicizzare i tempi e dare uno start più celere e più veloce. Grazie Assessore. Consigliera Bruschi, prego. Allora, innanzitutto il progetto Coro è un progetto che era uno studio di fattibilità
fatto nel 2018, se voi l'aveste subito preso in mano nel 2019 non era obsoleto. Certo, avendo lasciato passare 4-5 anni è ovvio che diventano obsolete le cose, ma questo perché per qualche motivo voi avete deciso di ignorare l'argomento funivie per tanto tempo. I 5 milioni di cui parla l'assessore sono 5 milioni sulla carta, sono il costo stimato, peraltro stimato 2 anni fa, quindi ormai probabilmente obsoleto come costo, che dovremmo mettere per fare i lavori della funivia. Quindi sa benissimo l'assessore che in realtà non è stato speso ancora un euro di quei 5 milioni né degli altri centinaia di migliaia che ha citato prima. Non sono soddisfatta però perché non è chiaro quello che lei mi sta dicendo adesso. Cioè lei mi dice che da oggi questo gruppo, questa cordata di studi di ingegneri e architetti ha 90 giorni per fare uno studio di fattibilità tecnico-economica. Mi sembra che stiamo di nuovo facendo dei passi indietro, altro che celere, perché invece qualche mese fa, nel corso di un'altra interrogazione sul tema, avevate parlato di progetto esecutivo, quindi di nuovo dovrò ripresentare un'altra interrogazione perché non è assolutamente chiara la situazione sulla funivia e questo è veramente preoccupante. Purtroppo non è stata abbandonata, o meno male, non è stata abbandonata dai fedeli, dai pellegrini e dagli escursionisti la Conca d'Europa, è stata abbandonata dalla Giunta, dall'amministrazione comunale ed è sotto gli occhi di tutti, ho citato dei fatti oggettivi. Grazie. Forse c'è una precisazione, Assessore Greggio, prego. Allora, sì, perché allora col nuovo codice degli appalti lo studio di fattibilità tecnico-economica corrisponde a quello che si chiamava prima progetto definitivo. Questo è stato assegnato anche in appalto integrato, quindi questo implica anche non solo l'esecuzione ma addirittura la possibilità di fare la direzione dei lavori. Grazie. Hai capito? E quindi è l'ultima fase progettuale? Allora passiamo alla interrogazione numero 6, Partito Democratico, Parco Giochi, Piazza 25 Aprile a Chiavazza, consigliere Rizzo, consigliere Pluschi. Relativa invece al quartiere di Chiavazza, in particolare a un parco giochi che era stato costruito e rinnovato nella giunta Cavicchioli, quindi nella giunta precedente, in piazza 25 Aprile, quindi nel cuore del quartiere di Chiavazza. È molto semplice, ci sono arrivate alcune segnalazioni da genitori che portano i bambini in questo parco giochi di panchine rotte, pezzi di giochi che hanno dei pezzi mancanti, insomma mancata manutenzione sulla struttura del giardino. Questa interrogazione risale al 3 ottobre, chiediamo all'assessore competente, credo Zappalà, o no, forse, ok, perfetto, Topazio, se nel frattempo sia stata fatta manutenzione ai giardini e se no che tempi hanno in mente per intervenire. Grazie. Grazie, Assessore Topazio. Grazie, consigliere Bruschi. Allora, voglio aggiornarla. Abbiamo già affidato i lavori ad una ditta e in questi giorni sono state realizzate le opere di ristrutturazione e della panchina e dei giochi stessi dell'area di Chiavazza. Poi vabbè, la parte del verde è stata fatta, abbiamo rivisto anche la parte dell'area Cani, che tra l'altro devo dire è molto carina, e perché naturalmente, visto che io non conoscevo le cose, consigliere Robazza, sono andata e ovviamente mi sono permessa di andare a verificare le cose e quindi le porto avanti. Ci sono cose che magari non vengono valutate subito, non vengono viste, non vengono conosciute, anche quando entri, soprattutto all'inizio, diventa magari un po' difficile anche gestire le cose. Ad oggi, come dico, l'area di Chiavazza è stata rimessa in ordine, non solo quella, vi do delle altre informazioni. Ho preso in mano tutte le parti dei giochi perché ci sono parecchi giochi che sono ovviamente ormai degradati, soprattutto l'area Zumaglini,
abbiamo già acquistato dei nuovi giochi per la Zumaglini e una ristrutturazione, una riqualificazione di tutta l'area di questi giochi, mettendone altri, rivalutando e rivedendo un attimo tutta la situazione. Stiamo facendo l'acquisto di altre aree gioco da sostituire in riva, c'è un piccolo parco in riva, facciamo l'acquisto di un gioco che è quello a rete, che si vede che è tutto rotto, anche questo verrà sostituito, e ci provvederemo anche ad intervenire sul parco giochi di Europa, perché necessita ovviamente dell'aggiunta di giochi anche in quell'area, perché quelli che erano stati messi erano veramente molto poveri. Quindi stiamo iniziando a rimettere mano un pochino a tutte le aree gioco. Ce ne saranno anche altre da rimettere in ordine. Siamo andati su a valutare anche quella che c'è, quella piccolo parco che c'è vicino al cimitero di Pavignano. Anche lì c'è una piccola area gioco, un'attrezzistica, ginnastica, eccetera. Abbiamo messo il piattello in quel gioco dove si scende. Per cui stiamo rimettendo mano appunto a tutti i giochi, che sono tra l'altro una delle priorità in quello che riguarda appunto tutto quello che è l'arredo urbano. Lavoriamo anche sull'arredo urbano, ma ovviamente ho dovuto fare delle scelte, e i parchi giochi secondo me sono la priorità prima di altre cose che possono essere sostituite. Grazie. Grazie Assessore. Per la replica, consigliera Bruschi. Sì, grazie Assessore, verificheremo anche noi se sono proprio in questi giorni i lavori, e mi ha un po' anticipato, nel senso che questa non è la prima interrogazione che faccio su un parco giochi. Diciamo, fino adesso, quindi 4 anni e mezzo su 5, su questo genere di cose siamo andati avanti un po' a interrogazione, 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 e poi finalmente, forse in alcuni casi, la giunta, comunque l'amministrazione interveniva. Quindi mi fa piacere sapere che adesso, a 6 mesi dalla scadenza, però meglio tardi che mai, avete iniziato a fare una programmazione di manutenzione, diciamo, ordinaria e regolare su tutte le aree giochi. Grazie. Grazie. Allora, sono le 15:55. Perché per le ore 16 dovrebbe arrivare il dottor Carlo Piacenza, al quale verrà data una pergamena. È arrivato? È arrivato? Non c'è ancora? È già arrivato il dottor Piacenza. Allora facciamo un'altra interrogazione, perché... Allora, ritorniamo alla numero 4, Partito Democratico, degrado della ex stazione Chiavazza. Consigliere Rizzo, prego. Grazie Presidente, noi già dal 2012 la stazione di Chiavazza è chiusa, cioè non il servizio ferroviario ha effettuato verso Novara non prevede più le fermate a Chiavazza, Vigliano, eccetera. La prima fermata sarà a Cossato, come tutti ormai sanno. Per questo il RFI ha chiuso la stazione di Chiavazza. Adesso questo da allora questo immobile è in un degrado particolare, in un degrado che, insomma, tutti sotto gli occhi di tutti, e quindi fatiscenze e col rischio che possa essere ricettacolo di malintenzionati e chi più ne ha più ne metta. Allora volevamo sapere se questa giunta aveva qualche intenzione in merito a chiedere a RFI che cosa avesse intenzione di fare per questa stazione, così come ha fatto il comune di Vigliano, che ha utilizzato la stazione come per la protezione civile o per usi comunali. Credo che ci abbia fatto pure la polizia, diciamo, locale, la sede della polizia locale. Quindi l'interrogazione è se uno si è consapevole di questo degrado, dello stato di degrado dell'ex stazione, se si è interloquito con RFI e FS per chiedere un intervento urgente per la sistemazione e messa in sicurezza dell'immobile, e se se è possibile se intendono convenzionare
fare una convenzione con RFI per una destinazione a uso pubblico della stazione di Chiavazza. Grazie. Grazie consigliere Rizzo. Risponde l'assessore Tosi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la stazione di Chiavazza, come lei ha ricordato, è chiusa dal 2012, è di proprietà dell'FS e noi abbiamo dato mandato al nostro dirigente di scrivere per segnalare la situazione che ormai, voglio dire, risulta effettivamente necessità di manutenzione straordinaria. Stiamo aspettando di avere una risposta da parte delle Ferrovie dello Stato per capire intanto cosa pensa di fare per tenere in ordine e in sicurezza l'immobile. Dall'altro, per capire quale destinazione intende, cosa intende fare di questo immobile che è comunque di sua proprietà. Aspettiamo che ci dicano qualcosa e poi valuteremo, in base alla risposta che riceveremo, cosa eventualmente può fare, tenendo conto che il Comune di Biella ha già una quantità enorme di edifici e quindi solo nel caso in cui l'immobile fosse messo a norma o che sia funzionale e utilizzabile, potrebbe essere in qualche modo preso in considerazione il fatto di essere utilizzato per altri scopi. Grazie assessore Tosi. Consigliere Rizzo per la replica. Grazie. Notiamo che, insomma, che grazie alla nostra interrogazione un po' qualche cosa si è smosso e noi continueremo a sollecitare, diciamo, la Giunta a far sì che con le nostre interrogazioni a far sì che vengano chieste queste cose a questi grossi interlocutori, perché diciamo non RFI ha una grossa fetta, diciamo, visto che è competente su tutta la linea ferroviaria e tutto il demanio, e quindi deve essere un interlocutore costante del comune. Quello è un luogo della stazione di Chiavazza, è un luogo, diciamo, particolare dove c'è un grande parcheggio, quindi può essere avere mille utilità, diciamo. Però credo che RFI è una società troppo grande per intervenire su singoli casi. Bisogna presentargli una progettualità. Soltanto di fronte a una progettualità spinta dalle amministrazioni comunali, quello può essere, diciamo, lì possono intervenire, insomma, non, se no cercare di imporre la messa in sicurezza come si fa per ogni privato. Quell'edificio può essere pericoloso per la sicurezza pubblica, imporre la messa in sicurezza. Grazie. Grazie. Allora facciamo l'ultima interrogazione, la numero 8, Partito Democratico, manutenzione Costa del Vernato. Chi la presenta? Consigliera Bruschi, prego. Allora, la Costa del Vernato, come credo tutti sappiamo, una delle domande è se la Giunta anche ne è al corrente, i cittadini lo sanno, è un luogo molto particolare della città di Biella, ha edifici presenti, edifici di architettura medievale di rilevante interesse storico e anche edifici di archeologia industriale molto, molto importanti. Per esempio la casa, abbiamo gli edifici, quelli con le case medievali con le travi a vista, ci sono le vecchie concerie delle pelli che erano un'attività tipica del quartiere Vernato, c'è la chiesa di San Nicola da Tolentino che attualmente è in ristrutturazione, insomma è un luogo ricco di storia e molto importante per l'identità e per la città di Biella. E nonostante questo però versa anche qui in condizioni di totale mancanza di manutenzione. Nello specifico ci concentriamo sulla questione della strada della copertura a ciottoli della costa.
L'assessore ai lavori pubblici aveva dichiarato tempo fa che le buche stradali a Biella sono una cosa positiva perché dimostrano che Biella è una città che cresce, in quanto le buche sono un'equazione di presenza di cantiere e quindi di città in espansione. Poi lui si riferiva in realtà ai cantieri di Posa della fibra ottica e altri cantieri, quelli del teleriscaldamento, che sono lavori che a Biella si fanno da decenni, quindi niente diciamo di imputabile a questa giunta. I buchi nella costa del Vernato direi che però non sono coerenti con questa visione dell'assessore. I buchi per i ciottoli divelti sono solo banalmente frutto di mancanza di manutenzione. Tra l'altro il pericolo che noi mettiamo in evidenza deriva dal fatto che i ciottoli sono lasciati a bordo strada sui marciapiedi, quindi non solo rendono difficile camminare sui marciapiedi, ma possono anche diventare armi contundenti, quindi insomma pericoloso lasciarli abbandonati, allineati a bordo strada. Detto questo, quindi chiediamo appunto se l'assessore è al corrente della situazione della costa del Vernato, se è al corrente del valore storico-architettonico di quel luogo, se è ancora convinto che le buche sono un simbolo di città che cresce, anche in questo caso, quando intendono intervenire sulla costa del Vernato in modo da ripristinare l'acciottolato, e perché non hanno portato a termine il lavoro di rifacimento dell'acciottolato che era stato iniziato dalla precedente amministrazione. Grazie. Grazie consigliera Bruschi, prego assessore Zappalà. Grazie presidente, grazie consigliere per l'interrogazione che mi permette tra l'altro di fare un passaggio su quella dichiarazione che io feci al giornale La Provincia: le buche in città sono il simbolo di una città che cresce e che è tanto oggetto di ironia. Sulla quale è stata fatta molta ironia da parte di alcuni consiglieri del Partito Democratico. Lei consideri che non è vero che da decenni che ci sono gli scavi nella città di Biella, o meglio, è vero se lei mi parla del teleriscaldamento, che comunque ha completato il suo percorso circolare, se vogliamo vederlo così, dalla stazione di via Rosselli al lato nord-est della città di Biella solo nell'amministrazione Corradino, ma la fibra ottica hanno iniziato gli scavi nel 2020-2021, sia l'operatore Open Fiber sia l'operatore FiberCop, e mi sarà ben testimone l'assessore Tosi, che qui annuisce al mio fianco incoraggiandomi in questa conversazione, che quando vennero da noi e noi provammo a imbrigliare il più possibile questi operatori di mercato dicendogli: guardate che noi siamo molto attenti sui ripristini perché abbiamo un'opposizione capace di fare il suo dovere, ci ricordarono che non tutti i capoluoghi d'Italia sono stati coperti a fibra ottica, non tutti i capoluoghi piemontesi sono stati coperti a fibra ottica, e minacciandoci, se possiamo usare questo termine, ci hanno detto: occhio, noi non abbiamo abbassato la guardia, abbiamo mediato, ma tutti quegli scavi sono soltanto di questi ultimi 3 anni. Altro grande buco che nella città di Biella è stato oggetto di fotografie che mi sembravano un po' quella ragazza poverina che scappava in Vietnam dopo un bombardamento del Napalm, certe buche le trovo spessissimo nei giornali locali, è stato il portare l'energia elettrica, lei non l'ha citato, dalla stazione di Via Salvo d'Acquisto dalla stazione elettrica, la centralina elettrica di Via Salvo d'Acquisto alla stazione di Porta Susa, di Porta San Paolo, anche quello ovviamente ha creato dei problemi a cui dobbiamo andare a ripristinare. E le dirò di più, anche l'intervento della giunta Cavicchioli che lei ha citato, che fu affidato a Gugliotta per 40.000 euro fu a seguito di un intervento di scavo dell'Enel, che probabilmente non aveva seguito i crismi di ripristino doverosi. Noi non voglio accusare, perché anche noi abbiamo avuto dei problemi su questi ripristini, forse non era neanche competenza del Comune di Biella, noi abbiamo fatto anche molte sanzioni quando i ripristini non vengono eseguiti in modo degno, ma in ogni caso anche quello fu un intervento di simbolo di una città
che cresceva sotto certi punti di vista, anche se l'Enel poi in realtà non cresceva ma si manteneva semplicemente. In ogni caso abbiamo, ho chiesto, stimolato da questa interrogazione, un computo per i lavori di ripristino della costa che si aggirano a circa 300.000 euro per avere un'unità di misura. Gli interventi sulle strade che verranno eseguiti nell'anno 2024 affidati a Ditta Sogno sono di 600.000 euro tra cubetti e asfalti. Spero di riuscire a convincere il nostro tesoriere a mettere un altro milione di euro per la via Pietromicca, che deve vedere il passaggio della carovana del Giro d'Italia, tra cui è una bella notizia che ci sia anche il campione Pogacar, come si chiama? già trionfatore al Tour de France, e quindi sicuramente la Costa del Vernato nel 2024 non verrà realizzata. Grazie. Grazie Assessore Zappalà. Consigliera Bruschi per la replica. Siamo una città che cresce nonostante la giunta Corradino, perché anche se la fibra è iniziata negli ultimi anni, sicuramente il progetto non è merito della vostra giunta, e anche, non parliamo del teleriscaldamento, ma anche il collegamento della stazione San Paolo per l'elettrificazione della linea ovviamente deriva da una progettualità e dei lavori che erano iniziati nel 2015, quindi non c'è dubbio. Quindi la città cresce nonostante Corradino. La ringrazio per la chiarezza. Diciamo che abbiamo l'ennesima risposta oggi su c'è un problema, è vero, non ce ne frega niente. Vi assicuriamo che non ce ne occuperemo da qua alla scadenza del nostro mandato. Grazie. Grazie consigliera Bruschi. Allora terminiamo qui con le interrogazioni. Passiamo direttamente al prego Sacchetto. Cosa? Paolo? Non ho capito. No, se c'è ancora tempo per un'interrogazione, siccome la prossima era nostra, lasciavamo spazio all'interrogazione di Sacchetto che aveva determinata urgenza. Se non c'è più tempo... No, grazie. Non c'è Sacchetto. Passiamo subito all'appello per cominciare il Consiglio Comunale. Scusa? Dopo. Dopo. Quindi facciamo l'appello adesso.